siamo partiti dal mio punto contratti, il gol per assurdo ci ha un po' sbloccato e poi probabilmente siamo intestarditi coi quinti per cercare di andare dentro con le mezzale che non davano l'appoggio, perché l'avevamo preparata per dare il 2 contro 1 in questa situazione. Poi qualche regalo di troppo ha chiuso la partita, perché poi bisogna anche guardare il valore dell'avversario, lo spessore, al di là dell'aspetto fisico, come ha detto lei, cioè una squadra di tutto rispetto, una squadra importante, una squadra che non si nasconde per arrivare là in fondo. Noi abbiamo finalizzato pochissimo per demerito nostro, i due attaccanti spesso e volentieri li abbiamo isolati, però è un problema mio, non è un problema dei ragazzi, e stiamo lavorando, noi dobbiamo lavorare per cercare di migliorare un po' tutte queste situazioni, meccanismi eccetera eccetera. Però quantomeno, voglio dire, la squadra ha dato tutto quello che doveva dare, errore più, errore meno, perché onestamente magari il Chieti verso la porta non ha calciato, è un dato di fatto. Nel primo tempo ci siamo intestarditi in due o tre situazioni, nel secondo tempo Barbetta ha calciato a 6-7 minuti alla fine, ma anche la Sabinettese ha fatto 4 tiri verso la porta, la parata nel primo tempo che bisogna evidenziare, e poi i due errori probabilmente di posizione o due situazioni dove non abbiamo calcolato bene il tempo e spazio della palla, sapevamo che sul secondo palo ci potevano mettere in difficoltà e patatrac. Diciamo che questa settimana abbiamo lavorato molto bene e dico che dopo una settimana del genere se ne esce soltanto se si è una grande squadra, se si è un grande gruppo, perché di chiacchiere questa settimana ne sono state fatte tante, forse anche troppe, però va bene così. Noi abbiamo lavorato, ci siamo chiusi noi stessi con il gruppo, abbiamo lavorato molto bene e oggi sono visti i risultati. Sapevamo che loro partivano con le ali dell'entusiasmo, sono un gruppo giovane, che sicuramente avrebbero corso tanto all'inizio, ci sarebbero venuti a prendere, e noi dovevamo stare tranquilli, come dicevamo prima, con un po' di esperienza in più ce l'avevamo, quindi poi colpirli al momento giusto. E oggi ci è andata bene. Sapevamo che dovevamo metterci tutto come avevamo. Purtroppo un risultato pesante, ci scusiamo con i tifosi, però fino all'ultimo sono stati eccezionali con noi. Insomma, un risultato un po' troppo pesante, perché non, per come è andata la partita, siccome meritavamo di meglio. Siamo un gruppo giovane e dobbiamo pedalare, perché sennò senza di quello ci sono squadre molto più attrezzate di noi. E dobbiamo mettere qualcosa in più degli altri, sennò i risultati non vengono.